PD, ma soprattutto tante altre forze politiche molto più coinvolte in inchieste pesanti. Bene, tra tutti i partiti, l'unico partito che si sta impegnando concretamente per riconsiderare anche meccanismi di funzionamento interno siamo noi, e tutti quanti debbono essere soddisfatti e contenti di questo lavoro. Non c'è dubbio che fa male un linguaggio che in qualche modo addita pezzi del Partito Democratico come pezzi non soltanto, diciamo, di partito poco sani, ma addirittura pericolosi, addirittura da evitare, come è stato scritto da Barca. Però dentro quel rapporto c'è anche quella parte del partito che tanti conoscono, fatto di persone per bene, pieno di consapevolezza del proprio ruolo, in grado di essere rappresentativi del territorio. Ecco, noi dobbiamo essere fiduciosi, perché alla fine di questo lavoro il PD di Roma avrà sicuramente aperto porte e finestre, avrà fatto entrare aria pulita, e il PD tornerà ad essere un partito molto più normale. Dovrebbero farlo un po' tutti, quindi attenzione a chi fa le battute, ciascuno guardasse in casa propria. Ecco, vedo che tanti partiti si divertono a disquisire su di noi, ma purtroppo rimane soltanto il Partito Democratico in grado di procedere in questa direzione, mentre tutti gli altri partiti rimangono assolutamente insensibili o immobili di fronte ai fenomeni di corruzione, di malfunzionamento, di personalismo, di correntismo e di degenerazione. Noi almeno abbiamo il merito di prendere il toro per le corna, e quindi io personalmente sono a sostegno sia di Orfini che di Barca. Bene, bene, bene. Massimiliano, noi ti ringraziamo di essere stato ospite in questa trasmissione anche oggi. Dopo di te, insomma, chiameremo Gian Piero Cioffredi, come abbiamo annunciato prima. Mandiamo la pausa musicale. Ti chiediamo però se puoi rimanere un attimo in linea nel fuori onda. Va bene. Un saluto a te e ovviamente ci sentiamo la settimana prossima. Va bene, salve a tutti. Crossing railroad tracks, woman says.
steady jobs are going, boys, and they ain't coming back to your hometown, to your hometown, to your hometown, to your hometown. Last night me and Kay, we laid in bed talking about getting out, packing up our bags, maybe heading south. 35, we gotta.